e io parlerò diciamo, di un modo più evoluto di utilizzare tecniche che l'Italia produce ed è eccellente, ma che gli artigiani, gli industriali e i progettisti usano pochissimo, un po' perché non le sanno usare, un po' perché sono pigri a usarle e un po' perché secondo me non vedono il futuro che migliore che potrebbe esserci se queste tecnologie fossero utilizzate. Parlo delle tecnologie preposte alla stereotomia computerizzata, vale a dire all'asportazione di trucciolo, cioè le lavorazioni a controllo numerico. Per fare una sedia bisogna fare un incastro a cava e tenone, per esempio, e queste due operazioni si fanno asportando materiale. Si può fare come un antico artigiano, ma l'antico artigiano può vestire oggi ciò che il digitale di meglio offre e reinventare la sua attività, il suo modo di essere artigianale ma innovativo e digitale.